Papà, sono arrivato, ho pompato e gasato per picchiarti. Papà, pensi di essere più forte di me per caso? Rispondi, perché se pensi di essere più forte di me... Porca miseria, hai capito male. L'ho preso, sì, ragazzi, è nostra la vittoria. Basta dicendo che ci ha fatto vincere. Ma non è vero, sono stato più bravo io, non è giusto. Quella pagliacce pagliacce, qua il vostro Omegozzo. Bentornati a Bomba, a Bombazza, con il nostro Ronaldo Junior nella vita reale da bambino. Sì, perché con il fatto che Ronaldo, ragazzi, è andato alla Juventus, è successo tanti casini, abbiamo trascurato un po' Ronaldo Junior, a parte quando abbiamo saputo che si sarebbe dovuto sposare. Però, tralasciando questo, ragazzi, Ronaldo Junior quest'oggi perderà sinceramente forse anche troppo la pazienza, da quello che sicuramente vedremo un Ronaldo Junior incazzato, ambizioso e con la voglia di dimostrare che è lui il migliore e non suo padre. Perché, ragazzi, attenzione, Ronaldo Junior ormai anche lui fa parte, diciamo, della Juventus, così, perché ha anche lui adesso la sua maglietta, ha anche lui la sua divisa personalizzata, per cui si sfideranno, ragazzi, e solo uno riuscirà a vincitore. Il problema sarà il padre o sarà il figlio? Non perdetevelo, ragazzi, guardatelo fino alla fine che scoprirete chi dei due la spunterà. Mi raccomando, anche perché vi ricordo, a fine video, le ultime 5 di voi, le ultime 5 tipiche di Instagram le saluto sul mio account Instagram @realanthony, quindi venitemi a cercare, così a fine video sapete che vi saluto. Allora, ragazzi, il nostro Ronaldo Junior ci dà il benvenuto. Benvenuti a tutti. Allora, oggi sono andato, e parlo come Ronaldo Junior e non come Omega, sono andato qui al parco con i miei amici, sempre in compagnia della mia bellissima minimoto, perché ovviamente vi ricordo, perché chi è che non sa ricorda più la minimoto, ragazzi? Ve la ricordate la minimoto Supreme che abbiamo regalato a... cioè che noi abbiamo regalato a Ronaldo Junior? Ecco, magari potremmo comprarla anche a Ronaldo se spolliciate il video, quindi fatemelo sapere nei commenti, perché sapete che i commenti, ragazzi, esistono apposta, così le cose che vorrete le possiamo mettere. Allora, piuttosto, la cosa che mi fa incazzare ultimamente, no? È che i miei amici stanno discutendo in continuazione di mio padre, dell'arrivo alla Juventus, di tutto il fatto, di tutto quello che è successo. Perfino l'ex ragazza con cui stavamo, ragazzi, Francesca, no, scusate, Francesca era quella che era morta, Sara, sta dicendo che è stato, cioè, diciamo che è l'argomento in questione di cui stanno parlando tutti, no? E allora sento in continuazione Cristiano Ronaldo, 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 Cristiano... Basta! Basta! Basta, ragazzi! Basta, ragazzi, ok? Basta, Albert, basta! Basta, Francis, basta, Alex, basta pure tu a vedere le foto Instagram di mio padre. Basta, ragazzi, abbiamo capito che Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus, tutto bello, sì, sono felice anch'io che sono suo figlio, ma basta. Invece qui c'è il nostro amico nero che sta dicendo che è una bella notizia, che è grande, ma basta, sempre le stesse cose! Allora, a parte che, ragazzi, se proprio lo volete sapere, sono più forte... Ancora, la smettete di parlare, vi devo dare un ceffone a testa. Guardate che il più forte tra me e mio padre, Alex, Francis, e tu che sei anche il mio migliore amico, insomma, tutti, sono io, Anche perché adesso anch'io ho la mia maglia ufficiale della Juventus, lo sapete? Lo sai, Albert, vero? Lo sai, Alex, Francis, lo sapete tutti. Francis sta dicendo di non dire cavolate, che anche se siamo suo figlio e abbiamo il talento, non staremo mai alla sua altezza. Cosa? Stai dicendo che mio padre è più forte di me? Tu non mi hai mai visto giocare, ragazzo. Albert mi ha visto giocare e so quanto valgo. Albert dice che non devo montarmi la testa, Albert, ma sei in vena di prendere botte, ragazzi, oh mio Dio. Albert e Ronaldo Junior faranno a botte perché è incazzato. Allora, facciamo una cosa. Io scommetto che sfido mio padre e lo batto. Quindi sarete tutti invitati, lo faremo al campetto, perché allo stadio non ci potete venire, solo io posso andare schiene. E vi dimostrerò che sono più forte di mio padre. Così vedremo. Ragazzi, ovviamente tutti stanno dicendo che non ne vale la pena, che faremo una pessima figura. Infatti ha detto di lasciar perdere Alex, che il ragazzo con cui abbiamo avuto una relazione. Ronaldo Junior ha avuto una relazione gay. Vero ma incredibile. Chi se lo ricorda? Like se ve lo ricordate e iscrivetevi, ovviamente. Bene, ragazzi, allora, siccome nessuno mi crede, tornerò a casa e sfiderò mio padre. Dato che mia mamma ormai è andata via di casa, perché mio padre si sta conoscendo con un'altra donna, Giorgina, già lo sapete, avrà più tempo libero sicuramente per dedicarsi a questa sfida. Albert dice che non dovremmo farla perché faremmo una pessima figura davanti a tutti. Alex e Francis pensano lo stesso. Vedrete, sciocchi, vedrete. Ronaldo Junior è più forte. Allora,
Sono le 11, sono le 12, 12 e 1. Allora, oggi pomeriggio alle 5 e mezza tutti al campetto. Divulgate la notizia perché batterò il campione del mondo, batterò mio padre. Adesso vediamo chi è il più forte, porca miseria. Mi devono far incazzare, mi devono far incazzare. Comunque ragazzi, sto andando che devo andare, devo tornare a casa. Vista d'occhio ragazzi, io sono più giovane di papà, papà è meno giovane di me. Quindi ho più capacità fisiche io di lui, anche se lui è un atleta ormai a tutti gli effetti. Però benissimo, lasciamo la macchina, ma la macchina si è abituato con Ronaldo. Lasciamo la mini moto qui perché ragazzi ora sono incazzato e mio padre mi sentirà, perché papà pensa di essere il giocatore più forte del mondo perché ha vinto 3000 palloni d'oro. Invece no, ehi, dov'è mio padre? Di molte parole le nuove guardie. Va bene, me lo cercherò da solo. Papà, esci fuori, porca miseria. Ah, eccolo, sta lì, forse non dovevo guidare. Ok ragazzi, Ronaldo Junior sta dicendo a suo padre che lo vogliamo sfidare. Infatti papà, io ti sfido a una sfida di calcio. Invece di stare qui con quelle ragazze lì a non fare niente, sono esattamente le 14:30, quindi mangia, fatti pompato, perché alle 17:30 abbiamo una sfida io contro di te. Papà dice, ma hai buttato, cioè stai dicendo che siamo impazziti. No, non sono impazzito, è una sfida. Ti ritiri indietro, se no sarò io il calciatore più forte del mondo. Scusa, non ti butto più a terra. Papà, questa è una sfida e come tale tu alle 17:30 ti devi presentare al campetto, invece di stare qui a fare l'affeminato. La situazione è un po' confusa perché giustamente ragazzi Cristiano Ronaldo sta dicendo a Ronaldo Junior che non ha la minima idea di quello che sta dicendo e di cosa stia parlando. Infatti gli sta dicendo, ma ti senti bene? Hai azzuppato la testa? E noi gli stiamo dicendo, no, tu ti devi presentare oggi alle al campetto perché ho fatto una scommessa con i miei amici, perché dicono che tu sei il più forte, ma il più forte sono io perché io sono più giovane di te, hai capito? Quindi ti devi presentare. Non c'è nessun problema, bene. E allora vai a mangiare, perché ragazzi io adesso mi vado a preparare perché devo fare questa sfida, perché sono stanco di sentire Cristiano Ronaldo qui, Cristiano Ronaldo lì, Cristiano Ronaldo qua, Cristiano Ronaldo su. Io sono più forte, Ronaldo Junior spacca tutto, ricordatevelo sempre. Perché adesso ragazzi mi vado a mettere la divisa e devo spaccare tutto. Eccolo qua ragazzi, l'unico e mitico Ronaldo Junior con la divisa della Juventus. Anche lui ve l'avevo promesso, avevo messo una foto sul canale dove abbiamo detto che avremmo messo anche Ronaldo Junior in divisa, ovviamente per questa sfida, perché ragazzi capiamolo, Ronaldo Junior è stanco di sentirsi dire che suo padre è migliore quando lui vuole dimostrare a tutti, ovviamente dietro con scritto Ronaldo il numero 7 ragazzi. Il campetto dove disputiamo praticamente queste piccole sfide è diventato famoso da quando Messi e mio padre si sono iniziati a scontrare su questo tipo di sfide. Poi hanno fatto la sfida tutti contro tutti, dove c'erano Ibrahimovic, Cardi e tutti quanti. Bene ragazzi, dovremmo essere arrivati, possiamo benissimo lasciare la mini moto qui. E come immaginavo ragazzi, papà è già arrivato, anche se io non capisco perché io penso non la prende seriamente Ronaldo questa sfida. Però ragazzi, a quanto pare Ronaldo Junior è stato più che soddisfacente con le sue parole. Papà, sono arrivato, ho pompato e gasato per picchiarti. No ragazzi, non dovrei fare queste cose. Ecco, guardate che buffone. Sì, bravo buffone, bravo. Si sta facendo le foto ragazzi con le guardie del corpo a fianco e la gente che lo sta acclamando, quei pochi cristiani che ci sono qui che sono venuti a vederlo. Bravi, bravi, bravi. Vedi papà, siamo uguali con la maglia della Juventus tutti e due ragazzi, sia Ronaldo che Ronaldo Junior si stanno per sfidare. Papà, sono pronto io, eh. Ora vedrete come lo asfalterò mio padre, eh? State a guardare. Allora ragazzi, sinceramente non ho ancora capito il perché Ronaldo Junior abbia fatto questa cosa, perché sì, noi ci eravamo scocciati di sentire sempre Cristiano Ronaldo, e Ronaldo Junior voleva stare un po' al centro dell'attenzione. Ma attenzione ragazzi, i due Ronaldo si stanno per sfidare. Cristiano sta dicendo a suo figlio che queste sfide gli piacciono, ma lui è ancora troppo piccolo per poter competere con lui. Questo lo dici tu, porca miseria, questo lo dici tu. Quindi ragazzi, padre e figlio si stanno per scontrare, anche se papà ragazzi sta cercando in tutti i modi di depistarci e di lasciar perdere tutto il resto. Papà, pensi di essere più forte di me per caso? Rispondi, perché se pensi di essere più forte di me, porca miseria, hai capito male, hai capito? Guarda, sono già più forte io che ti butto a terra. Si sta incazzando papà, papà si sta incazzando. E ragazzi, la prova è più che semplice. Ora berrò qualcosa da bere. Chi prenderà la palla e farà gol all'altra porta vincerà. Papà non ha molto tempo da dedicarci ragazzi, quindi direi che questo più basta e avanza. Lì ci sta il giudice che sta prendendo nota di tutto, ma ragazzi si sa che saremo noi a vincere. Sono il grande Ronaldo Junior. Sì. Quindi facciamolo secco. Essendo posizionato a centrocampo un pallone, adesso faremo lo scatto con Ronaldo Junior e dobbiamo andare a prenderlo. A quanto pare papà è partito, vai Ronaldo Junior, corri, corri. Sì, fregaglielo, sì, guarda, l'ho preso. Sì, sì ragazzi, è nostra la vittoria, è nostra, è nostra. Non sto con un solo gol, ma
Vai, Ranta Junior, se! Gol! Abbiamo vinto pure vinto $500! Sì, papà, e ora che hai da dire? Sì, colpa segreta! Aia! E vince Ranta Junior, ragazzi, questa mini sfida con un solo gol! Attenzione, signor arbitro, io spero che lei abbia ripreso tutto! Cioè, abbia ripreso... Caspita, è il problema! Ma scusate, ho vinto io! Perché continuate tutti a gridare Ronaldo? Cioè, si sono avvicinati tutti a dare il verdetto? Il giudice... Come? Cosa? Cosa ha detto? Ora butto giù anche lui! Il giudice ha detto che ha vinto... Cioè, che abbiamo vinto noi, ma nostro padre ci ha lasciato vincere! Ma cosa state dicendo? L'avete visto tutti? Mi volete fare incazzare tutti quanti? Che l'avete visto tutti? Ho preso palle prima di lui? Sì che andava piano, ragazzi. Non voglio essere dalla parte di Ronaldo Junior, però Ronaldo andava piano. Quindi non lo so. E sono tutti comunque gridando bravo a Cristiano Ronaldo perché ci ha fatto vincere che siamo suo figlio. Ma vi sbagliate di grosso, anche papà sta dicendo che ci ha fatto vincere. Ma non è vero, sono stato più bravo io, non è giusto. Non è vero, lei è un giudice di merda, fa proprio schifo. E non volete smettere di applaudire le mani voi, porca miseria, ho vinto io. Ok ragazzi, io non ho parole per descrivere le cose. Basta applaudire, basta, sta succedendo il casino. Papà, ho vinto io. Cioè io ragazzi sinceramente non mi voglio mischiare tra Ronaldo e Ronaldo Junior, però capo segreto, accoppa tutte e due. Cioè io lascio decidere a voi nei commenti chi ha vinto, perché io sinceramente non voglio stare dalla parte di Cristiano Ronaldo, perché io sono sempre dalla parte di Ronaldo Junior, ma ho visto che andava più lento questa volta, quindi forse potrebbe averlo fatto vincere perché c'erano tante persone, non voleva deluderlo. E quindi ragazzi, un bel mi piace, iscrivetevi al canale mentre Ronaldo Junior sta prendendo mazzate. Ronaldo Junior si è stancato e sta troppo stanco, e come promesso saluto le ultime notifiche di Instagram che ve l'avevo promesso. Lo prometto sempre. Voglio salutare Rita Giacinto, Dania Bocca, Giuseppe Del Giudi, Martin Bariamov e Tommaso Beccheroni. Questi sono i 5 di oggi, che tra l'altro vi ricordo che se aiutate Ronaldo Junior a picchiare suo padre perché dice che ha vinto lui, fate come fa lui, ragazzi. Che aiuto, devo seguire Omega, che vedete, prende ragazzi il suo telefono, vado su Instagram, su ragazzi mi viene a seguire. Quindi mi raccomando, cercate chiocciola Rialento ragazzi giù in descrizione, mentre questi due corrono come i pazzi, e mi raccomando venitemi a seguire. Vedete ragazzi come è più veloce Ronaldo Junior a correre? Ragazzi direi che per questo video è tutto. Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior finiscono sempre le loro intese in questo modo. Fatemi sapere chi dei due secondo voi reputate il più forte. Ronaldo Junior sempre ragazzi, sempre. Qua Gozzo, grazie a tutti per la visione raga. Vedete i video con i vostri amici e ci becchiamo nel prossimo video. Ciao.